In questo video vediamo assieme quelli che sono i 100 metri ventosi più veloci della storia dell'atletica. Innanzitutto vi dico subito che il 100 metri più veloci della storia è ventoso e c'è qualcuno che è riuscito a correre più veloce di Usain Bolt. Lo scopriamo appunto alla fine del video. Innanzitutto parliamo da Carl Lewis, che nel 1988 ad Indianapolis corse uno strepitoso 9 secondi e 78 centesimi, aiutato da un vento di 4,1 metri al secondo, e fino a quei tempi comunque, seppur ventoso, fu il 100 metri più veloce della storia. Ricordiamo che Carl Lewis corse 9 secondi 86 centesimi con vento regolare, che quindi rimane poi il suo personale. Passiamo quindi al 1996, quando Obede Thompson corse uno strepitoso 9 secondi e 69 centesimi, aiutato da un vento di più 5,0 metri al secondo, e corse quindi quello che fu fino ad allora il 100 metri più veloce della storia. Obede Thompson aveva come personale 9 secondi e 87 centesimi. Tyson Gay nel 2008 corse un fantastico 9 secondi e 69 centesimi, aiutato da un vento di più 4,1, eguagliando così il tempo di Obede Thompson, e quindi fino ad allora era ancora il 100 metri più forte della storia, fino al 2009, quando Usain Bolt batté il record del mondo in condizioni regolari, con aiutato da un vento di più 0,9, e corse appunto quello che rimane ancora tutt'oggi il record del mondo, ovvero 9 secondi e 58 centesimi. Da dire che Tyson Gay nella stessa gara riuscì a ricorrere 9 secondi e 69 centesimi, questa volta in condizioni regolari. E qual è quindi il 100 metri più veloce in assoluto della storia? Dobbiamo andare in Giappone, dove è andato anche Gatlin a partecipare a una trasmissione, diciamo, un po' goliardica, tipo lo nostro Giochi senza frontiere, e lì ha corso un 9 secondi e 45 centesimi, aiutato da 5 ventilatori, uno gigante alla partenza, più altri 4, due posizionati intorno ai 40 metri e altri due posizionati intorno ai 70 metri, e quindi hanno procurato un vento di circa 20 metri di vento al secondo, che l'hanno, direi, aiutato comunque a correre quello che rimane il 100 metri più veloce della storia. Ricordiamo che Gatti ha un personale di 9 secondi e 74 centesimi, quindi questi ventilatori l'hanno aiutato almeno di 30 centesimi, forse anche più. Sarebbe stato molto interessante anche vedere Usain Bolt in condizioni simili, o perlomeno magari vedere Usain Bolt in una gara con magari più 4, 5, 6 metri di vento al secondo, e vedere appunto che tempo avrebbe potuto mai fare. Sicuramente avremmo visto Usain Bolt correre magari 9 secondi e 40, forse anche più veloce. Vedremo magari i prossimi tentativi, magari faremo i 100 metri in discesa per arrivare magari fino ai 100 metri in caduta libera. Comunque staremo a vedere. Io con questo ti ringrazio, ti saluto e mi raccomando, sempre a canna.